Sì, troppo brutta per essere vera, questo non siamo arrivati come concetto, ma in tutti noi, non che siamo arrivati, io, quando si vince in tutti, quando si perde anche, si perde in tutti, ed è logico che sia così. Penso che abbia sbagliato proprio l'approccio alla gara, e non abbiamo giocato da squadra, chiaramente, molto singoli, abbiamo perso le linee di lavoro quasi subito. E se non sono degli agganci, la squadra si salta nelle catene, salta nel lavoro difensivo e anche quello di attacco. Per cui abbiamo giocato una partita brutta, che è bruttissima, ci dispiace, soprattutto per avevamo generato un set di risultati utili e importanti adesso per arrivare fino qua, con prestazioni anche di un certo tipo, un certo livello, a dimostrazione che non saremo quelli di prima, non siamo neanche quelli di adesso. Però così fanno pensare bene a quello che dobbiamo fare in futuro, anche per poter, anche per la domenica prossima, per migliorare, per dare opportunità. Saranno anche una settimana importante perché domenica queste partite qua ti danno modo anche di poter variare qualcosa, dare le possibilità a delle persone magari che giocano meno, a vedere, cioè, ognuno di noi deve prendersi la propria responsabilità quando si fanno queste prestazioni qua, no? Assolutamente sì, già i primi cambi si sono visti a fine primo tempo, comunque due sacrifici importanti per provare ad andare all'assalto del Bologna con due elementi come Matos e Perez. Sì, ma mancando gli agganci di squadra, sono mancate anche loro, al di là delle difficoltà tecniche singole. È chiaro che la squadra fa rendere, qua dobbiamo capire tutti che non c'è un singolo elemento, ma neanche da parte mia, non c'è un singolo elemento che può determinare il risultato. La squadra che determina tutto, e se mancano gli agganci qui, è stato quello che ci ha portato qui. Noi siamo stati adesso osannati perché finalmente una squadra gioca al calcio. Noi non abbiamo giocato a calcio oggi da squadra, abbiamo giocato da singoli, volendo ottenere un discorso personale, che a me non piace per niente, non mantenendo le linee di lavoro. E questo ci deve far pensare anche in futuro, no? Ma penso che fa bene anche ai miei ragazzi questo. Devono pensare che si determinano i risultati solamente attraverso un certo tipo di gioco e di caratteristiche di campo. Quindi in settimana si lavorerà sulla testa, sul tornare gruppo, ma come diceva prima, anche su qualche possibile cambio. Sì, ma questo determina anche qualche giocatore da parte nostra di avere più possibilità, perché è giusto anche valutare quello. Devo stare tutti sulla corda, andare avanti, ci deve insegnare questa partita qua, si deve dare qualcosa, non si deve togliere le sicurezze, si deve insegnare che per noi, per ottenere risultati, bisogna giocare così, perché altrimenti noi siamo salvi, meno male, perché se questa mentalità qui la portavi in una zona un attimino più dura, pagare il loro prezzo questi finali di campionato, ma dobbiamo capire che noi se non giochiamo da squadra non otteniamo niente, non potremo mai ottenere niente. Ed essere una motivazione in più per loro, per sacrificarsi, per avere aiuto del compagno e per avere quelle qualità che ci hanno permesso di riuscire ad ottenere risultati importanti con squadre, nulla togliendo il Bologna chiaramente, con squadre magari più qualitative, magari più intense, magari con più, no? Però è capitato a tutti una giornata storta, non vedi tu il 7-0 dell'Atalanta con l'Inter, quindi direi che le giornate storte capitano. Importante avere la qualità per migliorarle, per non piangersi addosso. Per avere forza, soprattutto per dare stimolo ai giocatori, anche quelli che hanno giocato poco, di essere realisti. È che oggi dovremmo cambiare tutto, no? Ma non puoi mica cambiare 11, no? O 13, o 15, o 20, o 22, quando siamo tutti quanti noi. Perché questo dimostra che è la squadra che ha toppato, non è il singolo giocatore.